e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video dedicato a degli outfit. Mi spiego meglio. Vorrei proporvi qualche outfit estivo, qualche outfit che possa appunto ispirarvi, che voi possiate copiare o comunque da cui voi possiate prendere ispirazione. Quindi appunto vi mostrerò qualche outfit estivo, principalmente anche per le varie occasioni, quindi anche un po' diverso, con pantaloni lunghi, magari con pantaloni corti, gonne, insomma per variare un po' e ricoprire i gusti di tutti quanti. Io direi di non perderci in chiacchiere e quindi iniziare subito questo video qui e appunto a farvi vedere tutti quanti gli outfit che ho pensato anche per voi. Quindi vi lascio alle clip in cui vi faccio vedere tutti quanti gli outfit estivi. Ecco qui il primo outfit, uno dei miei preferiti in assoluto. Sto indossando semplicemente una gonna pantalone e una magliettina molto semplice, di quelle che vanno un sacco di moda ora, con i laccetti qui che si intrecciano in vita. È uno dei miei outfit preferiti perché è super fresco, davvero comodo e versatile, soprattutto perché sto indossando questa gonna che sotto è un pantalone, cosa più comoda che io abbia mai visto. Secondo me ogni ragazza dovrebbe avere questo pezzo, questo capo d'abbigliamento nel proprio armadio. Questa qui la uso veramente sempre, 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 me la vedete sempre addosso in estate, perché è comodissima, voi potete uscire e sembra una semplice gonnellina, ma in realtà c'è il pantalone, quindi se c'è un po' di vento, qualsiasi cosa, voi non dovete assolutamente preoccuparvi perché tanto avete appunto il pantaloncino sotto. E soprattutto questa gonna pantalone è anche molto versatile, perché secondo me sta benissimo sia di giorno, quindi con una magliettina del genere, ma anche di sera con un top magari un pochino più elegante, quindi super super versatile. Ma in ogni caso non dobbiamo concentrarci sulla gonna ma sull'outfit. È un outfit, come vi ho detto, super semplice, molto fresco, adatto all'estate, con una magliettina appunto semplicissima a costine, molto carina, ed è un outfit in bianco e nero, quindi anche questo lo rende molto molto versatile. Sinceramente non so che altro dire su questo outfit, è uno dei miei preferiti, uno degli outfit che utilizzo più spesso e spero che appunto possa ispirarvi per i vostri outfit. Fatemi in realtà sapere anche se anche voi avete questa gonna pantalone, perché ho visto che in realtà molte ragazze ce l'hanno fatta proprio in questo modo uguale, quindi vuol dire che tipo un anno o due fa, quando l'ho acquistata, andava un sacco di moda. Ma penso che ne acquisterò anche altre perché sono veramente veramente molto utili e comode. Detto questo, vi lascio agli altri outfit. Come poteva mancare un vestitino lungo, fresco e super svolazzante e colorato? Questo qui è un must have dell'estate, per questo ve lo sto proponendo come outfit. Qualsiasi vestito, lungo, corto, medio, tutto quello che volete, l'importante è che sia fresco e colorato. Ma soprattutto il bello dei vestiti è proprio questo: avete un vestito unico, mettete scarpe, borsa, accessori e siete pronte. Non dovete stare a pensare all'abbinamento tra pantaloncini e maglietta o top o tutto quello che volete, ma avete semplicemente un vestito, lo infilate su e siete pronte. Questa è la cosa che amo dei vestiti, soprattutto se sono colorati. D'estate, perfetti. Come ho detto, super freschi, non morirete assolutamente di caldo. Per qualche serata o aperitivo o cena o pranzo fuori, perfetti secondo me. Anche per andare in realtà a fare una passeggiatina, tutto quello che volete in realtà. I vestiti, diciamo che vanno bene per qualsiasi occasione. L'unica cosa è che dovete saper distinguere tra i vestiti da giorno e da sera. In ogni caso, tralasciamo questa parentesi. Questo qui è il vestitino che ormai conoscete a memoria se avete guardato i miei video, ve lo faccio vedere praticamente in ogni video, ma è il mio vestito preferito, lo amo. E niente, quindi anche questo qui un outfit super estivo che vi consiglio di prendere in considerazione. Questo qui, che è uno degli outfit che indossavo appunto nell'intro e nell'outro, è uno dei miei outfit estivi che voglio proporvi oggi.
è semplicemente composto da una magliettina colorata, molto colorata, di un colore anche che va di moda quest'estate, quindi il verde scuro, e poi dei pantaloni molto semplici. È vero che sono pantaloni lunghi, ma a mio parere sono molto freschi perché sono veramente veramente larghissimi anche sulla gamba fino alla fine, quindi per me sono anche perfetti per l'estate, magari anche per chi non si sente a proprio agio con il proprio corpo. Può indossare e può optare per dei pantaloni del genere, molto belli appunto, freschi e svolazzanti, super larghi, super morbidi, comodi, perfetti per l'estate, anche se appunto sono dei pantaloni lunghi. In ogni caso trovo che questo abbinamento colori, questa combo qui, sia veramente molto carina, sa molto da safari, non lo so, mi dà quelle vibes. Quindi niente, ho deciso di proporvelo perché potete anche utilizzare appunto e prendere spunto per i vostri outfit un capo colorato che sia maglietta o pantalone e poi abbinarci sotto qualcosa di molto più neutro, molto più basic, diciamo. Quindi niente, questo qui è uno tra i miei outfit preferiti e potete vederlo anche su uno dei miei ultimi post su Instagram, quindi mi raccomando andate a seguirmi anche lì, trovate il link giù nell'info box. Un outfit super alla moda per quest'estate, ormai lo stiamo vedendo ovunque, si tratta di biker shorts, top o maglia, come volete, abbinata ai biker, e camiciona enorme sopra. Diciamo che è un outfit molto più sportivo dei miei classici outfit, ma ho voluto appunto comprendere un po' tutti i generi, quindi per chi di voi si vestisse in modo un pochino più sportivo, ecco l'outfit adatto a voi. Secondo me è un outfit top, soprattutto se utilizzate il completo di un colore neutro, quindi nero, bianco, beige, e sopra una camicia, come ho fatto io in questo caso, super colorata, di un colore veramente estivo, bellissimo. Ovviamente ci sono occasioni un pochino più diverse in cui utilizzare e indossare questo outfit, ma io ve lo propongo comunque perché è un outfit super estivo che va un sacco di moda, come vi ho detto, e soprattutto state veramente veramente fresche, con dei biker super comodi, toppino con un po' anche di pancetta fuori o no, come volete voi, e camiciona che, se non vi sentite a vostro agio in realtà con questo set, perché io vi posso capire, ma con questa camiciona messa così sopra modi blazer andrà comunque a coprire tutta questa parte qui che magari, o anche la pancia, che magari appunto può crearvi disagio. In ogni caso un outfit super carino che anche con gli accessori giusti veramente può diventare qualcosa di meraviglioso. E niente, questo qui è l'outfit, a me piace un sacco, non ho ancora trovato l'occasione in cui indossarlo, ma veramente si può indossare anche per andare a fare la spesa, per capirci. Fatemi sapere se utilizzate anche voi questo outfit qui. Outfit dai toni neutri, ma ugualmente perfetto per l'estate. Ve lo sto mostrando soprattutto per i pantaloncini, perché sono dei semplici pantaloncini tipo bermuda con un fiocco qui, molto molto utili devo dire in estate perché sono veramente svolazzanti e freschi, di un materiale che non vi farà assolutamente sudare. Questa qui è la mia proposta di outfit. Trovo che questo pantaloncino, o anche un pochino più elegante, ma dello stesso modello, magari con un tessuto un pochino più diverso, un tessuto più elegante, possa stare benissimo con una camicia del genere. Questa camicia diciamo un po' seriosa, un po' seria, però potete abbinarci comunque una camicetta a maniche corte anche un pochino diversa, più colorata, più simpatica tra virgolette. Ma quello che voglio dirvi è comunque di utilizzare anche le camicette a maniche corte, provate a dargli una possibilità perché secondo me, io ho comunque solo questa, però secondo me appunto sono molto molto valide d'estate, quindi a parer mio un outfit veramente adatto all'estate. Shorts freschissimi, non attillati, super ampi, super freschi,
tutto quello che volete, sono perfetti per l'estate, con una camicettina per essere un pochino più carine. Quindi questo è l'outfit. Siamo arrivati al termine di questo video. Io spero vivamente che questi outfit che ho appunto pensato per voi soprattutto vi piacciono, che insomma qualcuna di voi trovi ispirazione e possa anche ricrearli. Ovviamente fatemelo sapere su Instagram, anche se li ricreate provate anche a mandarmi delle foto in direct, che io sono sempre super curiosa su queste cose. Detto questo, vi mando un grosso bacio e ci vediamo lunedì prossimo alle 15 con un nuovissimo video. Ciao!